Mia insalata preferita, questa qua, valeranella, e poi prendo anche la rucola. La amo, questa qua, e non gonfia. Invece la lattuga mi gonfia un po', ragazze, non la digerisco tanto. Però erano qua le barrette. Se le trovate di questa marca, Lindars, prendetele, sono tipo il fetta al latte, è buonissimo. Poi c'è anche questo qua alla stracciatella. Vediamo i valori. Ta-ta-ta, anche buono. Ora lo prendo uno, proviamo com'è. Questi biscotti, dove leggete zero zuccheri, sono realmente zero zuccheri. Gullon, questa marca. Io li trovo anche con le gocce di cioccolato a volte, sono buonissimi. Faccio vedere prima le cose surgelate, così le poso nel congelatore. Sta registrando? Sì, ok. Mi raccomando, se vi piacciono questi video lasciate un like, così ne faccio più spesso anche in altri supermercati. Ad esempio, ora sono stata a Sole 365, anche se penso che le cose comunque si trovino ovunque. E mi raccomando, seguitemi anche su IG e su TikTok, dove faccio tantissimi video. Su IG sono sempre sempre attiva e su TikTok faccio un sacco di video, anche mukbang, anche svuota la spesa, ricette, eccetera. Allora, ho preso il merluzzo, che è buonissimo per quando siete a dieta, cioè buonissimo, ci tocca insomma quando siamo a dieta, però questo qua mi piace un sacco. Poi ho preso un po' di verdure surgelate per quando vai di fretta e vorresti ordinarti una pizza. Raga, sono meglio le verdure fresche, ma quando vai di fretta e vorresti farti un panino o una pizza e sei a dieta, meglio le verdure surgelate. Ecco, questo è il senso. Ho preso un po' di cimette di rapa, questo contorno di questa marca Oro Gel Leggerezza mi piace tantissimo. E ho preso anche i friarielli, vabbè, friarielli surgelati, raga, da napoletana cosa possono essere. Li metto nel surgelatore. Ok, mi voglio svuotare questa busta perché c'erano altre cose surgelate. Allora, innanzitutto l'albume che mi serve per fare i pancake, per fare il porridge, ma anche per fare i miei fiocchi d'albume. Su IG ho mostrato un video cosa mangio in un giorno e anche come ricetta la misi. Se andate dalle storie salvate, c'è questa ricetta fatta con l'albume, il tonno è buonissima, quindi l'albume io lo prendo sempre. Poi, allora, petto di pollo fatto già tagliato a striscioline. Si è aperta la busta, adesso lo devo mettere un'altra busta se lo voglio surgelare. E per fare la mia ricetta di pollo al curry, anche questa qua l'ho pubblicata su IG nei reel, quindi andatela a vedere. Ok, poi un po' di fiocchi di latte di questa marca Milk Pro, che a me piace tantissimo, ragazzi, questa marca è veramente la svolta. Anche yogurt, dopo vi farò vedere, ho preso un po' anche di verdure in scatola, anche se non le prediligo, però sempre per quando vai di fretta c'ho le riserve, insomma, diciamo, quando c'ho vuoto il frigo prendo quelli. Ancora fiocchi di latte. E poi, questo era uno yogurt, sempre Milk Pro. E poi questo budino, questo ve l'ho detto già al supermercato, raga, è buonissimo, della Müller. Io l'ho preso sia a vaniglia, che è uno dei miei gusti preferiti. E ne devono uscire gli altri, vabbè, ho messo la spesa un po', l'ho messa così proprio alla testa di cavolo. Poi la barrettina è uscita, quella l'ho fatto vedere, queste sono buonissime, cacao e nocciola, egg protein, sono veramente veramente buone, di equilibra. Ecco che è uscito un altro merluzzo da mettere nel surgelatore e altre verdure, la scarola, questa è molto molto buona, anche se surgelata è veramente veramente buona. Poi mi piacciono un sacco questi qua, chi mi segue lo sa. Allora, questi, chi mi segue su IG e su TikTok lo sa, la giardiniera mi piace tantissimo. E questi, raga, sono la mia vita, i cetriolini, li amo alla follia, quindi non c'è spesa che io faccio senza cetriolini. È uscita un'altra barretta. Mentre qua abbiamo il pesce, qua ho preso due orate per la bellezza di 19,58-20 euro, orate di mare, che le cucinerò stasera. Ricordatevi che il pesce fa molto molto bene. Infatti, come potete vedere, io mangio poca carne rossa, la mangio più quando vado fuori, mentre a casa alle proteine mie sono pesce, petto di pollo e albume. Queste sono le proteine più che mangio. Ok, metto questo sul gelatore.
ragazze, poi ho preso, ragazze e ragazzi, il tonno Callipo che ha aumentato i prezzi, però ovviamente tutti hanno aumentato i prezzi, quindi vedi se non aumentava anche Callipo, che è il mio tonno preferito. Non prendo quello, cerco di non prendere quello nelle lattine, ma sempre in vetro, che è migliore. E è buonissimo questo qua, costa 5 euro a baratto, però vabbè. Ah, la scarola dovevo usare, scusate. Però la scarola non la posso, la faccio stasera. Anzi, la posso, perché non la posso mangiare tutta in una volta. Ma no, c'è il torechino. Ok, allora, poi ho preso come verdure fresche invece, perché sennò c'era già qualcuno pronto a scrivere, dillo, stavi già scrivendo, ah, ma le verdure, tutte queste verdure surgelate, ok, ci sono anche le fresche, broccoletti che mi piacciono tantissimo, zucchine già tagliate a quadrettoni, queste anche le metto nel pollo al curry, la mia ricetta che vi ho fatto nell'IG del Reel su Instagram. E finocchi, questi qua li faccio invece gratinati sia in padella o nella friggitrice ad aria, vengono buonissimi, tagliati a fette, questi già sono tagliati a fette, con un po' di parmigiano, un po' di pan grattato, sale e pepe, una spruzzata d'olio, vengono buonissimi. Ok, le barrettine ve le ho fatte vedere, i peperoni ve le ho fatti vedere, i vari pudding, budini, yogurt, ok, poi c'è un po' di pasta integrale, questa qua è fatta, è molto buona per farla con i legumi, ad esempio mangio pasta e ceci, pasta e lenticchie, questa qua è integrale di garofalo a tubettini, è molto molto buona, anche ci mette un po' più della cottura, però non sa di cartone, a volte le cose integrali sanno un po' di, questa è molto buona. Ho preso anche le piadine, queste qua di un mix di farro integrale, grano, croissant e frumento e mix di semi. Vabbè, comunque la cosa importante è che sono vegetali, senza lievito e senza sì, senza lievito e senza burro dovrebbero essere. Allora, gli ingredienti. Ecco qua, infatti sì, c'è l'olio di girasole un pochino, ok, va bene. Poi l'albume l'ho fatto vedere, questo e questo l'ho fatto vedere, andiamo a queste, ah vabbè, riso integrale, perché io mangio sempre come fonte di carbs, vabbè, ho la pasta integrale, ho il riso integrale, ho il pane integrale classico, proprio classico, e oppure questo qua l'ho preso dalla dispensa perché volevo far vedere, non l'ho comprato perché ne ho ancora un po', il pane azimo, che è anche buono, io lo riscaldo a microonde e poi ci metto un filo d'olio e un po' di sale, viene buonissimo. Poi allora, questi crackers anche l'ho presi dalla dispensa, questo svuota la spesa, svuota dispensa, perché volevo farvi proprio una panoramica di tutte le mie nuove scoperte. Questi crackers pavesi sono meno 30% di grassi, sono molto molto buoni e leggeri, quindi se volete uno spezzafame, una merendina da mangiare magari con un po' di fesa di tacchino, anche se avete visto io non sto mangiando i salumi, perché sto proprio evitando i salumi, perché ho notato che comunque, vabbè, a parte che ormai si dice che i salumi comunque sono anche la fesa di tacchino e la bresaola, non bisogna abusarne, quindi io cerco proprio di evitare di comprarli, perché ne facevo molto abuso, quindi non esagerate con queste cose qua, è meglio sempre mangiare un po' di petto di pollo piuttosto che quelle cose là, però io insomma ogni tanto se capita un po' di fesa di tacchino insomma va bene. Non estremizziamo nulla. Poi ho preso i miei amati Weetabix, questi li metto nel latte, sono molto buone ed è la cosa più dietetica, perché praticamente sono cereali praticamente assoluti, sono delle barrette tipo delle tavolette di cereali, ci metto il latte sopra e sono molto molto buoni perché sono croccanti, a me piacciono. Un po' di latte e caffè. Poi ho preso i biscotti e guardate qua, il mio amore li aveva comprati questi qua, e sono anche aperti perché già se li sfragagnati, ve li faccio vedere quanto sono belli. Ovviamente no, sono light perché sono senza zuccheri aggiunti, però non vi mangiate tutto il pacco se no non sono più light, quindi mangiatevene un paio, però è proprio il biscottone con le gocce di cioccolato, sono, mamma mia che profumo, sono buonissimi. E poi ho preso anche questi qua semplici, sempre senza zuccheri, di questa marca. Questa è un'ottima spesa proprio per la dieta. Poi ho preso questo budino che non l'ho mai preso, lo devo provare. Vi ripeto, se trovate le barrette tipo Kinder Fetta al Latte di questa marca, prendetele. Io sul mio TikTok ho fatto un video dove uno nel supermercato e uno dove proprio lo faccio l'assaggio. Andatelo a vedere, sono veramente pazzesche.
Poi yogurt, Milk Pro, Proteico e i budini che ho preso. Questo qua, i Pro di Danone, 20 grammi proteine. Poi quello Müller che avevo preso alla vaniglia, l'ho preso anche alla nocciola, gusto cioccolato e nocciola con panna e gusto cioccolato. Questi sono veramente i migliori. Marmellata senza zuccheri perché una delle mie colazioni preferite sono anche le fette biscottate integrali con la marmellata. E poi le gallette che ultimamente non ne sto mangiando tanto, sto mangiando solo negli spuntini, così proprio quando vado di fretta, ma vi ripeto, invece nei pasti principali, pasta integrale, riso integrale, pane integrale o pane azzimo, questo. Però le gallette di riso, insomma, le tengo sempre perché possono sempre servire anche a colazione, magari ho finito le fette biscottate, mi spalmo la marmellata sulla galletta, quindi ok. Poi questi, che neanche li ho comprati, li avevo già nella dispensa, ve li volevo far vedere. I fiocchi di avena e la crusca di avena. Io li mischio insieme per fare il porridge. Vedete quante idee vi sto dando per la colazione. Posso fare anche il porridge, basta semplicemente mettere una tazzina di questo mischiato fra questo e questo. Vabbè, poi potete mettere anche misurare 30 grammi, 40 grammi, 50 grammi, quant'è la vostra porzione di carbs, e aggiungete il doppio più o meno di acqua o di latte, e alla fine ci aggiungete un po' di gocce di cioccolato, o un po' di frutta a pezzi, o un po' di frutta secca. Io ad esempio ho preso le noci, che è tra la mia frutta secca preferita, assieme alle nocciole, vabbè, anche le mandorle, ok, tutte. Poi ho preso la valerianella, che mi piace un sacco, le uova bio, e poi ho preso la mia amata camomilla, questa è la mia preferita, Twinings, ragazzi, se non l'avete mai provata, questa aromatizzata, miele e vaniglia, è buonissima, già è dolce, non ha bisogno di dolcificante, però non contiene zuccheri, c'è proprio un aroma che la rende dolce, buonissima. E poi ho preso questa drenante anticellulite, semplicemente perché mi piace, cioè non immagino che sia veramente anticellulite, però mi piace il fatto, comunque la tisana aiuta a drenare, perché comunque ti aiuta a bere di più. Questa ad esempio è fredda, la puoi fare fredda, a zero calorie, e la puoi fare però anche calda. A me piace tantissimo perché ha l'ananas, quindi a me piace un sacco l'ananas, quindi ci sta. E per la preparazione, aspetta che vi dico, per un'ottima tisana lasciare 7 minuti in 200 ml di acqua fredda a temperatura ambiente. Quindi la cosa comoda è che voi la mettete direttamente nell'acqua fredda e subito fate. Se volete, se magari avete fame, volete farvi uno spuntino veloce invece di aspettare la tisana calda, e mettete questa in una tazza di acqua fredda, due gallettine o due fette biscottate con un po' di marmellato, oppure uno di questi budini, uno di questi yogurt, e avete fatto la merenda. Vi voglio far vedere le mie fette biscottate integrali preferite che mi sono dimenticata di comprare, e ho trovato l'ultima nella mia dispensa, mannaggia, adesso domani le devo prendere perché le amo. Questo è lo scatolo grande e sono tonde. Qual è la cosa bella? Innanzitutto sono, vabbè, queste si chiamano gran fetta integrale, innanzitutto sono tutte farina integrale e non contengono zucchero, non contengono, ok, schifezze. Ma poi la cosa bella è che sono sottili, quindi praticamente ne potete mangiare di più. Infatti io ne mangio anche 4-5 di queste qua, e sono porzionate, quindi la cosa bella è che non si fanno stantie, perché le fette biscottate subito si fanno stantie. Queste sono chiuse, sono due fettine in un ogni sacchettino, ve le potete portare anche dietro. Ad esempio per la merenda molto spesso sto fuori, vi porto uno di questi budini, uno di questo yogurt, con due fette biscottate, ho una colazione, una merenda avete fatto. Quindi vi ho dato un sacco di spunti. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, un po' come ai vecchi tempi, se vorreste che ve ne facessi altri, se volete anche video ricette. Vi aspetto su Instagram Carlita Dolce, TikTok Carlita Dolce, e poi ovviamente vi aspetto sul mio shop online www.carlitashop.com. E niente, fatemi sapere quale volete che quale volete, vabbè, cambiamo perché qua c'è il rischio di sbagliare i verbi. Quale volete che sia il prossimo video? Qua con l'arancia e le 10 lode sbagliamo i verbi, ma no, dai, buttiamoci. Quindi quale volete che sia il prossimo video? Fatemelo sapere nei commenti. Mando un bacio grande, ciao dalla vostra Carly, ciao! Un'altra panoramica della mia spesa. Beh, le altre cose le ho posate nel surgelatore. Ciao!